Mi voglio dormire la fuba. Dai, forza, forza, forza e coraggio. Oh, fratello bello. Dai, che sia buono scuro. Ciao. Chi è? Perché solo tu. Ciao amici di YouTube, qui con voi è Shalebum. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, negli scorsi anni, negli scorsi mesi vi ho sempre portato, che cazzo. Aspettatemi raga, aspettatemi. Sto giocando a Fortnite, questo è un coglione. Stavo dicendo, negli scorsi mesi, nei scorsi anni, avete sempre visto i video sulla scuola. Bene, io ora l'ho finita la scuola, ok? Ho fatto i miei 5 anni di liceo scientifico. Però, ovviamente, c'è mio fratello Christian, che quest'anno deve fare la terza media. E dopo tutto quello che è successo con il Covid, dopo tutto quello che ha passato Christian, è stato in ospedale. Domani, finalmente, Christian ritornerà a scuola. Quindi io vi invito subito a lasciare un bel mi piace, un bel commento. Mi raccomando, commentate qui sotto se anche voi ritornerete a scuola. E voglio sapere anche la vostra sul Green Pass, se serve il Green Pass per entrare in classe, la mascherina. Voglio sapere, sono curioso, quindi voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti. E ovviamente l'importante è anche iscriversi al canale YouTube attivando anche la campanella, che è tutto gratis. Come è gratis scaricare OneFootball, lo trovate nel primo link in descrizione. Miglior app del calcio, vi dà le notizie riguardanti il mondo del calcio, la vostra squadra del cuore, i gol, gli highlights della Serie A. Quindi scaricate OneFootball, completamente gratuita, app veramente pazzesca, quindi in descrizione passateci. Detto questo, allora, voi mi vedete bello preparato con la maglietta, la polo, perché io stasera, è domenica, sto per uscire con la mia ragazza a mangiarmi una bella pizza, quindi io domani lunedì sto bello, libero, rilassato eccetera. C'è però questo signorino qui vicino a me che domani inizia la scuola. Io ora non voglio perdermi in chiacchiere, vi spiega tutto lui, anche se in questo momento è molto impegnato, ovviamente nello studio, perché ha fatto i compiti delle vacanze. Noi vi faccio vedere quanto è impegnato nello studio. E quindi io domani non farò niente, mi sveglierò anche tardi. Anzi no, mi devo svegliare presto perché devo riprendere a questo che va a scuola. Quindi vabbè, ma già sarà presto. Però non devo fare niente. Mentre il signorino qui, Christian, deve ritornare a scuola dopo tanti mesi e deve fare la terza media, quindi deve fare pure l'esame quest'anno. Vai vai. Nel frattempo che sto registrando però sta giocando anche Roma-Sassuolo 0-0. E vi volevo dire che sto godendo ancora per la vittoria del Napoli contro la Juve. Ve lo voglio solo dire. Lui che controlla il fantacaccio, gioca a Fortnite. Oh, ma tu domani c'hai scuola? Ma ti vuoi preparare? Cazzo, frega. Ho detto ai ragazzi che stai studiando. Gioca a Fortnite. Ma che cavolo gioca a Fortnite? Che bisogna giocare? Tra l'altro ragazzi, non so se avete visto, ma ho aggiunto questo monitor centrale per giocare. E infatti il signorino qui, Christian, sta giocando anche se si dovrebbe preparare per la scuola. No, ma dobbiamo. Puoi andare a dormire, puoi metterti nel. Ma non ti preoccupare. Ma cosa non ti preoccupare? Tu domani è il primo giorno di scuola. Domani è il mio ultimo primo giorno di scuola. Ma vaffanculo. Perché poi domani è il mio ultimo. È il mio primo ultimo giorno di scuola delle superiori. Ok Cristian, ti vedo molto preparato per andare a scuola. Molto in forma. Per prima cosa, prima che esco, prima che Cristian poi dopo vi spiega tutte le emozioni, le sensazioni, da quanto tempo non va a scuola, vi spiegherà tutto lui. Però insieme vi voglio far vedere quello che ha comprato Cristian per andare a scuola, per il primo giorno di scuola. Allora, facciamo vedere subito quello che ha comprato. Mamma mia. Quaderno. Quaderno azzurro. Ma che cazzo c'è scritto? La prenotazione panino, panino Enzo. Porchetta completa. Ma che cazzo è? Oh, ma allora non è nuovo sto. No, no, ho scritto solo in una pagina. Ah, allora è riciclato come quaderno. Guarda, sì, è scritto solo in una pagina, poi è completamente vuoto. Poi, quaderno a righe. Questo è nuovo, quaderno a righe, molto molto bello. Raga, comunque quanto era bello quando andavo a scuola e dovevo comprare la roba per la scuola, le penne nuove, i colori nuovi, i pastelli. Non ti piace? No, non mi piace perché poi ripenso al fatto della scuola. Quindi hai preso solo questi due quaderni. No, ah, c'è anche un terzo quaderno. Bello, sempre azzurro. Forza questo Napoli. È questo quadretti. A quadretti. Molto. Tre quaderni. Tre materie fai a scuola. Niente più. No, solo tre materie. Ah, ok. Poi che hai comprato? Andino in astucci, di no, li tengo. Ah, li tieni. Tengo astucci, gomma, temperino, colori da 12. Matita. Matita. Sterilguard. Wow! No, Sterilguard è la marca di succhi frutti. Standler, la Standler HB2. Bella, bellissima. Però quando stavo io alle medie usavo due tipi di matite. HB2 per più scuro. HB3 vabbè, era la matita più chiara. Tecnologia. Tecnologia. Bravo, che fai disegno. Lo so. È molto pesante, molto pesante. E poi ho preso due penne.
Basta pensare a Fortnite, domani c'è a scuola. Due pinne big nere. Queste qua le faccio un botto. Io me lo pesco. Sì. Stasera mi raccomando, quando rientro ti voglio sotto le coperte nel letto per perché domani devi svegliarti presto. Perché mi porti presto. Una bella pizza. Ma quella pizza? Ma a che ora ti sveglia domani? 10. Sì, dai, a che ora c'hai l'entrata? Alle 8. Quindi ti sveglia minimo alle 7. Vabbè, che devi esco preparare. Prima. Esce a mezzogiorno. E quindi niente, io esco, vi lascio a Cristian. Bene ragazzi, che vi spiegherà tutto dopo. Buone parliamo. Bella. Ci siamo ragazzi, prepariamo la cartella per domani mattina che è il grande giorno. Allora, mi porto un astuccio e lo mettiamo dentro alla cartella. Mettiamo un altro astuccio. Questo astuccio è per i colori, per le penne stabilo, quella per disegnare, di evidenziatori e le forbici. Ecco qua. E lo mettiamo dentro. Poi mettiamo ovviamente un quaderno a quadretti, quello che vi ho fatto vedere prima, che non si sa mai serve a qualcosa. Un quaderno a righe, lo mettiamo anche qui per italiano, capì? Poi un altro quaderno, però questo è sempre a quadretti. Questo è un quaderno a quadretti, quindi due a quadretti e uno a righe. Non ci manca niente, giusto? Ovviamente matita, che vi ho fatto vedere prima, e due penne Staedtler nere. Lo mettiamo dentro all'astuccio. Questo qui, ma tengo solo penne e matita. Chiudiamo. Ragazzi, la cartella è fatta. Chiudiamo e aspettate un attimo, la cosa più importante. Ve la devo far vedere, la cosa più importante. Ve la devo far vedere o no? La merenda, una barretta di fitness con cereali e roba integrale. E la mettiamo qui dentro lo zaino. Lo zaino è preparato, non ci manca proprio niente. E niente ragazzi, ci vediamo penso dopo. Tra poco lo metto a dormire. Ciao ragazzi, ci vediamo tra poco. Ragazzi, io vado a dormire perché domani mi aspetto una bella sveglia verso le 7 di mattina, penso. Niente ragazzi, buonanotte a tutti quanti, ci vediamo domani. Buonanotte. Ragazzi, eccomi tornato a casa. Sono praticamente quasi le 2 e notte e Cristian sta dormendo. Tu mi rompo il pallino? Ma mi diventa scuro. Mi sto proprio dormendo. Ora vado a dormire pure io. Domani sveglia alle 7. Sarà duro anche per me svegliarmi a quell'ora. Ci vediamo domani mattina. Buongiorno. Si mi napolo vuol buon giorno. Si mi napolo. Oi, buongiorno. Non lo so il cuore. Mi voglio dormire. Buongiorno. Vincenzo, che c'è? Che ti... Mi voglio dormire a fuga. Dai, svegliati. Preso. 7 e 17. Forza. Ma le 8 andrà a scuola. Ma cazzo, ci faccio. Non ci devi andare. Non ho capito niente. No. No. Forza. Bravo. Così ti voglio. No, in realtà mi stavo sbagliando anche fa un po' marci. Ma come? Forza, ho determinato. Vaffanculo. Di andare a scuola. Mi si vuole la scarpa vista stamattina. In realtà ora sono mio. Lo so che sono, però non mi vanno più. Tu pensa che due mesi fa stavo le pacche nell'acqua e ora invece devi andare a scuola. Oh, cicciottino, non lo so che devi andare a scuola. Cicciottino, non lo so che devo andare a scuola. Non lo so. Zia, per ti va bene se ti accompagno io a scuola? No. Ma come no? Sei pronto? Proprio si questi capelli. No, questi capelli no. Ti hai fatto alla verina, fiduciata. Ma per sì, mi sono pronto. Ah, ok. Hai uccidenti. A posto ragazzi, i denti li abbiamo lavati. Mo ci sistemiamo i capelli. Ragazzi, i capelli sono sistemati. Metto la cartella e andiamo. Cicciottini, oh, ci sono, via. Mia, che si deve andare a scuola. Ah. È inutile che fai così, non puoi giocare questa mattina. Capo. C'è Franco, buongiorno. Vaffanculo. Stai contento che Cristian va a scuola? Sì. No. Tanto? No. Però la mia ce la dobbiamo tenere noi ora. 6:30, già vuoi mangiare? 6:30, mi sparavo. Ieri sono andato a mangiare la pizza. Ah, tengo un po' stomaco, mamma mia. Questo è quando l'impasto non è buono. Ah, tengo a cai. Cateng. Bello, pronto e sistemato. Ehi, manca un quarto d'ora all'entrata, forza. Dai, forza, forza. Forza e coraggio. Bello, bello. Beh, dai, oh, però non è così tanto negativa. Vedi tutti i tuoi amici. Ma stai arrivando tutti i giorni. Vaffanculo. Content, content. Cazzo, come sei forte sta cartella? Sì. Sta maglia. Non penso. Non stavo forte. Non penso mi sono scordato la mezza. Ma scusa, mi mangio niente. No. Andiamo. Andiamo. Buona scuola. Vaffanculo.
Buon inizio. Ci vediamo alla mezza. Mi aspettate per mangiarlo. E certo. Papà, com'è Cristian? Ehi. Ecco qua. No, non voglio andare. Devi andare, devi andare, sicuro. Mettiti l'anima in pace. Mi fa pure l'esame, chi stanno? Abbonato, pure tu sei d'aiuto, eh. Hai zitto. Ciao, vinci all'esame. Siamo arrivati, un bacio, buona scuola che tra 5 minuti deve entrare. Saluta, ci vediamo a mezzogiorno e 30. Ciao, ragazzi. Vieni a prendere o vieni da solo? No, vieni a prendere. Faccio venire a pigliare? Va bene, vengo a prendere. Ciao, Cristian, buona scuola. Ciao, ragazzi. Fatti salutare, eh. Vai, eh. Ma adesso che è una bacciolona che non ti fai più. Tra l'altro questa è la scuola che ho fatto io. Ho fatto anche io le scuole medie. Qui mi stanno venendo a mente tantissimi ricordi di quando stavo anche io alle medie. E mo Chris voglio devi fare la terza media. Mi ricordo io quando ho fatto l'esame in terza media. Quanto cazzo passa il tempo. Niente, mo vado a casa e poi aspetto l'orario per venire a prendere Christian e vediamo il primo giorno com'è andato. Si avvicinano le 12:30 e ovviamente il fratellone deve andare a prendere il fratellino a scuola. Ho fatto qualche TikTok stamattina, ho risposto ad alcuni commenti, ho fatto un po' di cose, sono uscito con papà. Ora è fatto orario di andare a prendere a Christian e vediamo come ha svolto la sua prima giornata, il suo primo giorno di scuola. Quindi prendiamo la macchina e andiamo a prendere a Christian. Però voglio sapere come mangio oggi. Sinceramente, che ho cucinato Chef Franco. Chef Franco. Io pensavo che stivo cucinando. Serio, ma che ci mangiamo oggi? Boh, siamo un po' attenti. Non è che possiamo mangiare sempre bene, ragazzi. Quindi riso e minestrone. Ah, ecco qua, già l'hai preparato. Quindi abbiamo buttato solo riso. Bello e minestrone, godo. Ciao mia, vado a prendere Cristian. Mamma mia, fa ancora caldo, voglio. Si è proprio sanga. Diciamo che ora la posso anche posare la videocamera, Non è il caso di guidare con la videocamera in mano, Ragazzi, sono arrivato fuori scuola. Ho appena visto Cristian. Ho parcheggiato un attimo qui, quindi sta per uscire. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Ciao! Ciao! Ciao, come sta? Tutto a posto? Ciao! Ma ciao, come sei qua in, cazzo? Quando lo posti il video? Mai! Come è andato questo primo giorno? Enzo! Che insomma? Perché? Che è successo? 2 ore di inglese, 2 ore di matematica e 2 ore di italiano. Ah, facci roba, ba! Che sensazione hai avuto questo primo giorno? Sono di merda! No! Ma caldissimo! Sempre lo stesso! Fate fa caldissimo, con la mascherina non la so potuto abbassare. Ciao! Oh! Oh! Ma che cazzo? Ma come lo usci? Ma che cazzo? Sì, tutto bene a scuola? Tutto a posto. Ciucciato. Cristian, è per festeggiare il tuo ritorno a casa un bel riso e minestrone. Buono, riso integrale. Riso integrale? Sempre per... riso integrale fa un po' cagare. Sempre per la vita. Allora, nel frigo stava la pasta al forno. Non l'abbiamo mangiato. Non l'abbiamo mangiato. Riso e minestrone. Fa cagare questo riso integrale. Però fa bene, non giù, ma vivo li mangia sempre un po'. Mi fai un assaggio, chef? Grazie, scotto. Hanno mangiato tutti, c'è no, ma che assaggio è? Però è invitante, dai, non è male. No, a me mi piace. Squisito. Delicious. Fa cagare. Però fa fare tante cacca. Va bene. Assaggiamo questo grande minestrone. Di solito quando faccio così è perché vi faccio vedere dei bei piatti, la carbonara, la matriciana, lo spaghetti. Ma poco per farci quelle tue. Dai, stai zitto. Oggi minestrone. Mangiamo anche questo. Mangiamo anche questo. C'è la pasta a forno, però. Assaggiamo. Fa cagare questo riso. A te fa bene perché tu qua già 10 volte io. Fa proprio cagare. Ragazzi, il video può finire qua. Cristian, ti vedo un po' stanco, eh. Secondo me devi riposarti, sì, perché domani c'è un altro giorno di scuola. Ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Commentate qui sotto se anche voi avete cominciato la scuola, mi raccomando. Quindi ragazzi, ok che siamo tornati tutti quanti in presenza, però mantenete sempre le distanze. Sempre. Non scambiatevi oggetti con altri compagni. Mascherine. Mantenete sempre la mascherina, igienizzatevi le mani per rimanere in presenza. Quindi fate tutte queste piccole cose per rimanere in presenza. Per restare in presenza. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Charlie Boom e da Cristian. E dalla scuola al primo giorno. Poi, ovviamente, Cristian, ce ne saranno altri per te. Ciao, Ayu. Ciao, ragazzi.